Ascoltare il luogo, sintonizzarsi sull'edificio e percepire il suono del passato. Echi di un tempo non antico, ma già storico, che si esprimono nelle linee neoclassiche, nelle tinte chiare che dilatano i volumi, negli sbalzi decorativi levigati che rallentano piacevolmente la percezione del tempo. Uno spazio entro il quale l'architettura incontra l'uomo, le sue abitudini, la sua dimensione e diventa esperienza emozionale. Otto Junior Suite si inseriscono con armonia nel palazzo, luogo in cui la dimensione del tempo si apprezza anche nei dettagli decorativi. Letti a baldacchino, quadri d'autore, caminetti, librerie, mura a vista, colori morbidi e tessuti caldi. Elementi che fanno di questo albergo una meta raffinata, ma volutamente non esclusiva. Eleganza elegante, così ci piace definirla. Dunque, ecco l'essenza dell'Hotel Victoria, l'hotel letterario di Trieste. Siamo nella lobby, che è concepita come un sistema aperto, flessibile. Il luogo si apre se necessario ed accoglie la contaminazione degli spazi, oppure si modella in aree più raccolte, più intime. È il ritrovo ideale per una pausa riflessiva. Un parterre di grande respiro, anche in senso verticale, ed è scaldato dalla luce diurna. In questo ambiente è davvero piacevole esercitarsi nella lettura, attingere linfa al pensiero dei grandi scrittori della letteratura di sempre. Volumi da selezionare liberamente si trovano nella biblioteca, alla Mezzato, oppure ci si può distrarre al cocktail bar. Spazi generosi, decori raffinati, esuberanza di materiali pregiati, legni dalla Roma ottocentesco, dettagli stylish, raccontano un percorso dell'essere che è scandito in chiave figurativa e letteraria dalla personale di Gustavo Palumbo. 34 dipinti neoclassici vergati da frasi tratte dalle più famose opere di James Joyce, un tributo allo scrittore per la sua celebre permanenza biennale in questo edificio. Dal progetto emerge un free thinking che porta a realizzare uno stile durevole nel tempo e cosmopolita, metafora della durevolezza e universalità dell'opera letteraria ed artistica per un hotel che non teme le atmosfere colte dell'antico caffè letterario così tipico di questa città mitteleuropea. Gli ampi ambienti in cui predomina uno stile classico vengono fatti rivivere applicando i canoni dell'estetica raffinata di oggi e rubano al presente soluzioni tecnologiche avanzate. Rete Wi-Fi, TV al plasma, termoregolazione autonoma, safe, frigo bar, jacuzzi e fitness center techno gym. All'ultimo piano, infine, sul tetto della città, troviamo il rilassante wellness center, che è proprio l'ideale per riprendersi e ricaricarsi dopo una giornata di lavoro. Ma l'essenza materica ed evocativa di tutto il building si perfezionano nella Suite Joyce. Qui rivivono i sapori emozionali, le atmosfere indefinibili, i ricordi itineranti che lasciano a lungo il sapore di questa città. Un viaggio dell'essere nella scontrosa bellezza di Trieste, come ci fa onore ricordarla, avendo il privilegio di attingere alle parole di Umberto Saba.